spingimi altro, portami fuori, fammi sentire cosa significa rimanere soli, senza più nessuno, senza più un appiglio, sentirsi come un coniglio, sentirsi che non hai nulla più dentro di te, solo vuota esistenza che non può essere chiamata più così, così come ti senti tu, vuoto dentro molto di più, qualcosa che non puoi spiegare più, è vita morta ormai dentro di te, e forse sei rinato già, nemmeno tu lo sai perché, se questo è il nuovo mondo allora sì, voglio viverlo e conoscerlo, mi piacciono tutte le novità, i cambiamenti sono difficili, lo so, per questo è importante, viverli ogni volta che puoi, anche se devi lottare, tu devi vivere quello che è nuovo, perché il vecchio è già morto dentro. Allora perché continua ad amare sempre quella ragazza che ho amato e non è più qui con me? E allora spiegami perché non ho smesso mai di amare quella ragazza che ho amato e non sono più riuscito a dimenticare più. Ed ogni giorno continuo sempre ad amarla io. Il vero cambiamento in me è quando ogni volta io la sento ed avrei voglia ancora di baciarla come la baciai un tempo, così come rimanevo abbracciato a lei, così come mi guardavano gli occhi suoi. Le pulsazioni sono ancora così alte che non le puoi fermare, quando sento che lei è ancora qui dentro di me, ed avrei voglia ancora io di viverla così come la vissi un tempo, così come ancora io la sento, è qualcosa che non può essere in una logica, ma è qualcosa di diverso, qualcosa che non è mai tempo perso. Il cambiamento è importante, non rimanere mai fermi ad un'idea, ma superarla. Il cambiamento non è mai facile, ma è importante vivere il cambiamento perché ti rinnova tutti i tessuti esistenziali, ti fa sentire un poco più normale, è come una rinascita interiore, ogni volta che c'è un cambiamento. E allora perché? Spiegami perché continuo ad amarla io, quella ragazza che è rimasta qui dentro di me, e ancora io la sento mentre l'abbraccio senza tempo, mentre tengo le sue mani e cammino ancora insieme a lei, e non ho smesso mai un solo istante io di sentirla dentro di me, così come se non fosse mai passato il tempo. E allora spiegami perché il cambiamento non c'è stato mai per questo amore mio, qualcosa oltre il tempo, le distanze tra di noi, ed è rimasta senza tempo, ed ancora io l'amo senza tempo.